Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa Santa Messa viene celebrata in suffragio dei nostri fratelli defunti Giovanni Sant'Arcangelo, nel ricordo anniversario della sua morte, del nostro fratello defunto Francesco Contangelo, del nostro fratello defunto Paolo Carriero. Viene celebrata per tutti i papà che non ci sono più, e questa sera viviamo un ulteriore momento di tristezza come comunità, perché un giovane papà oggi ci ha lasciato a causa del Covid, e ho saputo che è già stato seppellito, quindi nemmeno a lui è stato concesso il momento del saluto, ma lo ricorderemo insieme agli altri morti montesi di Covid la sera in cui celebreremo la Messa del Dolore di Maria, e celebriamo anche, portiamo nella nostra preghiera anche tutti i papà viventi che ci sono ancora e tutti i papà che, nati a monte, sono dovuti emigrare fuori e vivono lontani dalla loro terra natia. In questa Messa, inoltre, offriremo al Signore la nostra preghiera come comunità per Irene Garbellano, che compie gli anni, per Pina Mastore, catechista, per il suo onomastico, per Don Giuseppe Frescura, per Don Giuseppe di Dio, per Pino Eletto, che fa parte del coro, Pina Gallo, che fa parte del coro, Giuseppe Di Sabato, collaboratore del Comitato Feste, e dobbiamo ricordarci anche questa sera nella preghiera del nostro arcivescovo, che porta il nome anche di Giuseppe. Per noi che partecipiamo a questa santa liturgia, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie.
Signore, il Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: in eterno durerà la sua discendenza. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: e un amore edificato per sempre nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. In eterno durerà la sua discendenza. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. In eterno durerà la tua discendenza. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. In eterno durerà la sua discendenza.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come egli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi. Lode a te, o Cristo, re eterna gloria. Lode a te, o Cristo, re eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Celebriamo questa sera la solennità di Giuseppe, a cui questa comunità ha tributato una celebrazione di 3 giorni. Abbiamo riflettuto il primo giorno su San Giuseppe, uomo del silenzio, il secondo giorno San Giuseppe come uomo della custodia, ieri sera abbiamo riflettuto su Giuseppe come uomo della obbedienza e questa sera invece riflettiamo su Giuseppe come uomo che ha il coraggio della giustizia. Di solito non ci pensiamo, ma dovremmo ricordare che la parola di Dio, cioè quella parola che la Chiesa offre nella liturgia eucaristica, che è già liturgia eucaristica, è una parola viva e vivificante, si dice così,
Cosa significa viva e vivificante? In che senso questa parola di Dio è viva nonostante siano passati tanti anni dal momento in cui questa parola è stata detta da qualcuno, ascoltata da qualcun altro e poi messa per iscritto? Sono passati tanti secoli, quindi questa parola non è come la parola che troviamo scritta nei libri di storia, cioè il racconto di un fatto, punto e basta. La parola di Dio no. La parola di Dio porta in sé una potenza capace di rendere vivo ciò che incontra. E quando noi facciamo le celebrazioni sui santi, non è che noi facciamo una celebrazione partendo da una parola diversa dalla parola di Dio, si parte sempre dalla parola di Dio. E quindi anche questo triduo che abbiamo fatto in onore di San Giuseppe e la messa di questa sera che celebriamo nella solennità di San Giuseppe dovrebbero diventare per noi momento di incontro con la parola e momento da cui ripartire più vivi di prima. Cioè questa parola che noi abbiamo ascoltato in questi giorni e che ascolteremo stasera e che ascolteremo in tutte le messe che verremmo a sentire, alle quali verremmo a partecipare, deve realizzare in noi ciò che è già in se stessa, cioè potenza viva. La domanda che ci dobbiamo fare è: queste cose che il sacerdote ci ha detto questa sera partendo dalla parola hanno vivificato la mia vita? Hanno lasciato qualcosa in me? Hanno smosso qualcosa in me? Mi hanno fatto mettere un po' in discussione? Oppure il tragitto che questa parola ha percorso è il tragitto che va giusto giusto da un orecchio all'altro? Sapete, come quando si dice di una cosa che non ci interessa, si dice da qui mi è entrato e da qui mi è uscito. Guai a noi se la parola di Dio da qui ci entra e da qui ci esce. Nel senso che le cose che diciamo e le celebrazioni che facciamo non devono essere semplicemente celebrazione di un ricordo o esposizione museale di chissà quali meraviglie. No. No. La parola di Dio deve entrare in noi e deve portare vita. E se questo non succede, non è perché è la parola ad essere morta, è perché siamo noi che non la accogliamo, così come il terreno buono accoglie il seme che viene seminato per portare il frutto. E stasera noi ragioniamo e riflettiamo su Giuseppe come uomo che ha il coraggio di essere giusto. Perché Giuseppe viene definito giusto? Se noi andiamo a cercare la definizione di giustizia, la definizione che si usa frequentemente è una definizione che viene fatta risalire ad un politico romano che si chiamava Ulpiano. Lui aveva scritto questa cosa sulla giustizia, che viene ancora accettata tutt'oggi come definizione della giustizia: ferma e costante volontà di dare a ciascuno ciò che gli spetta di diritto. Questa è la definizione, diciamo, giuridica di giustizia. Poi c'è la definizione morale di giustizia, della nostra morale cattolica, che è la stessa che è stata scritta da questo politico e giurista romano, a cui però va aggiunto che non bisogna solo dare agli uomini ciò che spetta agli uomini, ma dare a Dio ciò che spetta a Dio. E poi c'è il concetto biblico di giustizia. Il giusto nella Bibbia è colui che ha il timore di Dio e compie la sua volontà. E in che senso Giuseppe ha avuto timore di Dio e ha compiuto nella sua vita
la volontà di Dio. In che senso? Il timore di Giuseppe è stato manifestato nelle cose che abbiamo detto le sere scorse. Nel suo silenzio non si è mai ribellato. Nella sua obbedienza e nell'amore di custode nei confronti di Gesù. E stasera lo vediamo in una cosa grandiosa, secondo me. Il Vangelo ci dice che Giuseppe fu incontrato da Dio in un sogno, e in questo sogno l'angelo gli dice: non temere, Giuseppe, perché colei che stai per prendere in sposa non ha generato perché è stata con un altro uomo, ma perché la potenza di Dio ha fecondato quel grembo, no? Ma Giuseppe questa cosa la viene a sapere dopo che aveva già preso la sua decisione. E qual era stata la decisione di San Giuseppe? Il Vangelo dice che Giuseppe, essendo un uomo giusto, decise di ripudiare Maria in segreto. Vi spiego il perché. Quando una donna era colta in un reato grave come l'adulterio, doveva essere messa a morte. E se questa donna era già sposa o promessa sposa, lo sposo e il promesso sposo dovevano emanare un atto di ripudio pubblico, cioè dire a tutti: questa donna mi ha tradito e infatti è in attesa e con me non è mai stata. E quindi la sorte di questa donna sarebbe stata la sorte di tutte quelle donne che si macchiavano di questo grave peccato. Giuseppe decide di non far soffrire a Maria questa sorte, andando contro la legge del suo popolo. Che cosa ha fatto Giuseppe? Giuseppe è giusto perché riesce a spingere i suoi occhi, ma non solo i suoi occhi, il suo cuore, oltre quello che lui pensa sia stato un errore, perché Giuseppe in quel momento non sapeva che Dio gli avrebbe rivelato questa grande cosa, gli avrebbe detto: Giuseppe, Maria non ti ha tradito, ma lui non lo sapeva. Giuseppe getta lo sguardo oltre quell'errore, riconosce che Maria è più importante dell'errore che ha commesso. Dietro quello che lui pensa sia un errore, Giuseppe riesce a salvare ciò che lui ritiene più importante dell'errore, e cioè questa donna che lui amava. Avete capito che cosa fa Giuseppe? Giuseppe fa prevalere l'amore all'errore. Fa prevalere l'amore all'errore. E che cosa avremmo da imparare noi? Niente. Niente avremmo noi da imparare da questo? Oppure a noi ci basta dire: quanto è bello San Giuseppe, quanto è bravo San Giuseppe, quanto è buono San Giuseppe. No, San Giuseppe sta qua e lo abbiamo messo lì e l'ho voluto in chiesa madre per un motivo. Perché quando noi passiamo davanti a lui o quando celebriamo la messa per lui, nel nostro cuore deve nascere la domanda: che cosa c'ha questo da insegnare a me che io ancora non ho capito nella vita? Che cosa San Giuseppe mi dice? Oppure penso di non avere nient'altro da imparare? In un mondo in cui si procede subito alla condanna, noi viviamo in un mondo, specialmente in Italia, dove la condanna arriva ancora prima del processo.
Noi viviamo nel mondo in cui, in un mondo in cui, in un luogo in cui, e abbiamo anche il coraggio di dire, in un paese in cui ci basta un sentito dire per condannare. Si dice che, chi dice che? Ho sentito che, o a monte non succedono ste cose? Si dice che Giuseppe ci insegna a stare buoni e tranquilli. Giuseppe ci dice che anche se quello che si dice fosse vero, e molto spesso non lo è, credetemi a me, perché noi sacerdoti molto spesso veniamo presi di mira nei contenziosi, no? C'è uno che viene a dire, ah, quello ha fatto così, così, così e così. Vabbè, questa è la tua campana, no? Ma io devo sentire anche l'altra, perché normalmente non è mai sempre come dice uno. C'è sempre qualcos'altro, no? Anche però dovessimo stare davanti a un errore vero, reale, reale, magari un errore che ci tocca. Pensate, mettetevi nei panni di quest'uomo, la mia futura sposa, la donna che io amo, a cui ho scelto di donare tutta la mia vita, è incinta senza essere stata con me. Immaginate in che profonda delusione deve essere caduto quest'uomo, come la delusione in cui cadrebbe ogni uomo che ama. Eppure Giuseppe dice, no, devo continuare ad amare questa donna. Ecco il coraggio della giustizia, fare la volontà di Dio nonostante tutto. Giuseppe ci insegna a fermarci e a dirci, è giusto ripudiare questa persona, è giusto sottoporre questa persona alla pubblica vergogna. Questo ci deve far riflettere anche molto sulla capacità di saper mantenere un segreto, che qualche volta sappiamo qualcosa di qualcuno e ci diverte andare disseminando tra la gente quello che sappiamo. Certe volte anche con molta enfasi ti devo dire una cosa. Ah, devi sapere. Giuseppe dice fermati, rifletti. È veramente questo che Dio vuole da te? Il ripudio, la condanna, è veramente questo quello che Dio vuole da te? Chiudere la porta ad un fratello solo perché questo fratello ha sbagliato? È questa la giustizia che Dio vuole da noi? Quanto bene regnerebbe nella nostra società, nella nostra comunità, nella nostra famiglia, se noi fossimo capaci di dire hai sbagliato, però io ti voglio bene. È più facile dire hai sbagliato, con me hai chiuso. Maria, hai sbagliato, sei andata con un altro uomo, adesso ti devi essere sottoposta alla pena che spetta alle donne adultere. Giuseppe dice no, no, non è questo che il Signore ci chiede, non è questa la giustizia che il Signore si aspetta da noi, no, fermati e cerca di vedere che dopo l'errore che anche tu commetti, perché noi siamo bravissimi a fare così, e i nostri errori? O noi non sbagliamo mai? Sono sempre gli altri che sbagliano. Fermati, dice San Giuseppe. Abbassa quel dito.
Fai scendere la nube della rabbia che ti prende perché sei stato tradito, deluso, fai scendere questa cosa, perché il tuo obiettivo, se veramente vuoi essere figlio di Dio e vuoi essere giusto, come sono io giusto, dice San Giuseppe, guarda colui o colei che sta al di là dell'errore e continua a volergli bene. Ci vuole coraggio? Sì, ci vuole tanto coraggio per fare una cosa del genere, perché poi la società non ci aiuta, il contorno non ci aiuta, perché molto spesso siamo, se facciamo così, siamo scambiati per stupidi. Ah, l'ha perdonata pur. E se queste parole escono dalla bocca di chi qua dentro non entra, va bene. Ma se escono dalla bocca di chi qua dentro entra e si genuflette e mangia quel pane, è grave. Sì, però sono andata al triduo di San Giuseppe. Quando era bello San Giuseppe, c'è bella messa, che dite Don Gabriele, Madonna, quelle parole, quei canti. È cambiato il nostro cuore un po' in questi 3 giorni, 4 giorni. È cambiato qualcosa in noi, sì o no? La risposta ce l'avete, non me la dovete dare a me, che non è che io devo dare conto al Padre Eterno e anche voi. La risposta ce l'avete. Se non è cambiato niente, vabbè, se non è cambiato niente, sai che cosa dovete fare? Prima di andarvene, venitevi a inginocchiare qua davanti, mettetevi davanti a lui e ditegli: senti, tu che sei il santo più potente di tutti, visto che in questi 4 giorni non è cambiato niente, a partire da domani aiutami a cambiare qualcosa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nella solennità liturgica di Giuseppe di Nazaret, scelto come custode umile e silenzioso di Gesù e della Vergine Madre, presentiamo a Dio, mediante la sua paterna intercessione, le necessità della Chiesa e del mondo intero. Ripetiamo insieme: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per la Chiesa universale, che onora San Giuseppe quale suo speciale patrono, sul suo esempio impari a custodire con fede profonda il mistero dell'incarnazione. Preghiamo.
Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per le famiglie cristiane, nella preghiera comune e meditando la parola, riempiamo la loro vita di amore e gioia. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per gli uomini e le donne che operano nel mondo del lavoro, scoprano che il loro impegno quotidiano è strumento e cammino di crescita umana e cristiana. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per gli esuli, i profughi e gli agonizzanti, trovino rifugio tra le braccia amorevoli del Padre e sostegno nella solidarietà dei fratelli. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per noi qui riuniti, l'esempio di San Giuseppe ci insegna a essere servitori fedeli e saggi del Regno di Dio, nel sereno compimento del nostro dovere. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per i nostri fratelli defunti Giovanni, Francesco e Paolo, il Signore della pace li ammetta nella compagnia di coloro che raccolgono la ricompensa delle loro fatiche. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. O Dio dei patriarchi e dei profeti, che in San Giuseppe hai dato alla Chiesa un singolare segno della tua paternità, veglia sui tuoi figli perché nelle gioie e nelle prove della vita riconoscano l'amore con cui da sempre li circondi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo anche il patto divino per noi, bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Donaci, o Padre, di servire al tuo altare con la stessa purezza di cuore che animò San Giuseppe, nella fedele dedizione al tuo Figlio unigenito nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire, come padre, il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra son pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rocco e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Giovanni, Francesco, Paolo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Ministro.
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, o Signore, che hai nutrito a questo altare, nella gioiosa memoria di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questa sera pregheremo San Giuseppe con l'atto di consacrazione dell'Italia a lui. Ovviamente, consacrando l'Italia, consacriamo anche Montescaglioso, che si trova in Italia. Consacriamo il nostro paese a lui, affinché nel nostro paese ci sia sempre più giustizia, secondo, oltre che il concetto giuridico, anche secondo quello che è il concetto biblico della giustizia, e chiederemo a San Giuseppe, potentissimo intercessore presso Dio, di liberare al più presto questa nostra Italia dalla pandemia. La pagina di questa preghiera la trovate a pagina 43 del libretto. San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, madre di Gesù e madre dell'umanità, che hai voluto la nostra Italia disseminata dei suoi santuari e che sempre hai guardato ad essa con lo stesso amore di predilezione con cui l'ha guardata Gesù, a te oggi noi consacriamo questa amata Italia e le sue famiglie. Custodiscila, difendila, proteggila. Sia pura la fede, siano santi pastori, siano copiose le vocazioni, sia sacra e difesa la vita, siano sani i costumi, siano coordinate le famiglie, sia cristiana la scuola, siano illuminati i governanti, regni ovunque amore, giustizia e pace. Custodisci, difendi, proteggi, o provvide custode della Divina Famiglia, i nostri giovani, speranza di un mondo migliore, e gli anziani, radici della nostra fede e maestri di vita. Ottienici con la tua potente intercessione, unita a quella della tua Santissima Sposa, uomini nuovi
che abbiano il coraggio di abrogare le inquietudini contro Dio e contro l'uomo, ereditate da un triste e oscuro passato. Con la tua protezione, San Giuseppe, continui l'Italia ad essere centro vivo di civiltà cristiana, faro di luce evangelica a tutto il mondo, terra di santi per la gloria del Padre Celeste e per la salvezza di tutti gli uomini. E come un tempo scappasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così difendi la Santa Chiesa di Dio e la fede delle nostre famiglie da tutte le oscure insidie del male. Gesù, Giuseppe e Maria, benedite, proteggete, salvate l'Italia. Ritorni con il vostro aiuto e per vostra intercessione a spalancare le porte a Cristo. Amen. Avvisi. Vi dico già da adesso, vi ricordo già da adesso, che il 26 marzo celebreremo la tradizionale messa per il dolore di Maria. Questa santa messa sarà celebrata in suffragio di ogni vita montese che si è spenta a causa del virus, compreso quella di Emanuele, l'ultimo fratello che ci ha lasciato, e al termine della messa canteremo il tradizionale canto dello Stabat Mater. E poi vi volevo dire che ho preso delle belle immaginette di San Giuseppe da regalarvi, quindi quando uscite dalla chiesa troverete sia ad un'uscita che all'altra un collaboratore che ve la consegnerà, così la custodite e magari pregate San Giuseppe ricordandovi nelle vostre preghiere anche del vostro parroco. Adesso chinate il capo perché vi do la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di San Giuseppe, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giuseppe la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Giuseppe ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ovviamente gli auguri sono, le persone che ho citato sono i collaboratori stretti, poi gli auguri valgono per tutti, i Giuseppe, Giuseppina, Pina, Pinuccio, per esempio vedo Giuseppe la Terza in fondo, quindi auguri di buon onomastico. Ce ne sono altri? La signora Pina, Pina, auguri di buon onomastico. Com'è, Nunzio? Giuseppe, auguri di buon onomastico pure a te. Chi più? Donato e Giovanni, fate gli auguri a papà quando lo vedete da parte mia. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti.